L'auto elettrica è già in crisi e ora lo dicono apertamente anche i produttori europei. La direttrice generale di ACEA, la sigla che raduna le principali case automobilistiche europee, ha dichiarato: contro ogni aspettativa quest'anno vedremo un calo nelle vendite dei veicoli elettrici. Serve più flessibilità nelle regole europee. Ed è proprio qui il punto. Le scelte europee penalizzano fortemente il mercato dell'auto in Europa, costretto all'elettrico contro il volere dei consumatori. L'anno prossimo, nel 2025, i produttori dovranno pagare multe sproporzionate per non aver rispettato gli obiettivi europei sulle emissioni. I veicoli elettrici sono sul mercato, ma non vendono, nemmeno con l'aiuto di enormi sussidi statali. È chiaro a tutti che puntare solo sull'elettrico sia stato un clamoroso errore e anche i produttori chiedono a gran voce che ci sia un ripensamento allargato alle opzioni anche al biocarburante. Noi lo diciamo da anni, ma purtroppo a Bruxelles abbiamo di fronte dei talebani del clima che non si rendono conto che le loro scelte, senza un'adeguata revisione, disegneranno il crollo del settore in Europa e crisi sociali pesantissime. Quando si sveglieranno?